Risuona ancora una volta l'inno italiano su Monza, ma non è per una Ferrari, è per un Alfa Tauri che 12 anni dopo torna a vincere una gara in Formula 1. Si chiamava Toro Rosso, vinceva nel 2008 sotto il diluvio con Sebastian Vettel, vince con un 24enne francese, Pierre Gasly, che fa l'impresa della vita, fortuna. Abilità, voglia di non sbagliare, voglia di portarla fino in fondo in una gara completamente folle, completamente pazza, una gara che ha visto veramente l'essenza della Formula 1. Abbiamo rivisto la Formula 1 antica con le due Ferrari entrambe fuori, con una gara interrotta, con Vettel all'inizio che ha problemi ai freni, con poi la bandiera rossa per l'incidente di Charles Leclerc, perché la safety car che era entrata in pista per l'uscita di Magnussen e la finestra dei box che era stata chiusa con Hamilton e Giovinazzi che hanno avuto la penalizzazione di 10 secondi, lo start and stop, con un Hamilton che alla fine arriva settimo con un Bottas quinto, poi un Leclerc appunto che si ritira, un Verstappen che si ritira e in tutto questo una Ferrari che poteva farlo anche il numero con Charles Leclerc. Incredibilmente vince Pierre Gasly perché quando non c'è nessuno a dominare vince incredibilmente l'Alfa Tauri ed è festa grandissima in quel di Faenza per questa scuderia, perché arriva una vittoria veramente pazzesca quanto insperata, con il secondo posto di Carlos Sainz, il terzo posto di Lance Stroll, è un podio bellissimo proprio perché inedito, un podio straordinario. È forse irripetibile, veramente incredibile, incredibile quello che è successo oggi, perché una gara così, intanto bellissimo. Grande Guardate, bellissimo. Charles Leclerc che va ad abbracciare 1996, Gasly e ti fa colonna del capire proprio Magno. anche l'umiltà di Leclerc, perché nonostante tutto vada male per la Ferrari, ecco l'umiltà di Leclerc che va, una specie di passaggio di consegne, grandi amici Gasly e Leclerc, una specie di passaggio di consegne con Leclerc che è andato a passare il testimone a Gasly per il vincitore del GP di Monza, che veramente ha un fascino straordinario come sempre tutti gli anni, quest'anno veramente ci ha regalato una gara pazzesca, una gara pazza, ed è questo che vogliamo, sempre l'imprevedibilità. L'imprevedibilità e lo spettacolo tutte le volte e ci godiamo questa festa meravigliosa, questa festa meravigliosa dell'Alfa Tauri che può trionfare, può festeggiare e ne ha tutte le ragioni perché veramente ha fatto qualcosa di straordinario, anche appunto fortunato anticipando il pit stop, si è giocato un jolly straordinario con addirittura le lacrime di Sainz che la voleva vincere questa gara, gli bastava forse un giro in più per vincerla, ha fatto tutto perfetto, voleva la vittoria, addirittura un secondo posto per la McLaren nonostante la grande gara viene preso male perché ha una mentalità vincente straordinaria questo ragazzo, invece una Mercedes opaca con un Bottas invischiato nelle retrovie con un Norris quarto, insomma è successo di tutto con un Raikkonen che era ripartito addirittura dalla quarta piazza, era arrivato secondo, insomma, e poi non riesce a piazzarla in zona punti la rimonta di Hamilton. Quanti sono gli argomenti di questo GP di Monza? Quanto ci sarebbe da parlare? Io ho provato a sintetizzare le emozioni che mi venivano in questi 4 minuti, perché veramente una gara così è bellissima proprio per come poi anche vanno a festeggiare, a godersela questi ragazzi, perché se lo meritano assolutamente. Se lo meritano assolutamente di godersi queste soddisfazioni, di godersi questi momenti. E adesso possono andare ad esultare con l'inno italiano dell'Alfa Tauri che andrà a risuonare su Monza, perché c'è una scuderia italiana che vince e che tiene in alto l'onore dell'Italia e questo è l'Alfa Tauri. Io non mi voglio soffermare sulla Ferrari, no, non mi voglio soffermare sul brutto di quello che c'è stato oggi, ma sul bello, perché il bello è stato talmente grande da andare a cancellare il brutto della giornata di oggi. E quindi, grazie Formula 1 per averci offerto una gara irripetibile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa gara incommentabile.
Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video a questo punto. Arrivederci, dai, ci vediamo al prossimo video.